Greetings, friends. It is Thursday, the 4th of November. I'm speaking to you from a hotel room somewhere in Southern Europe. Very happy to be joined today by a panel of illustrious activists and figures from Italy and Trieste, principally also from Romania. This is the Revolution in Trieste update, which, as you know from the last broadcast, is raising a very important case to our attention. Center of Italy's anti-vaccine protest. This is, I'm reading from the New York Times, and they're talking about Trieste being the center of Italy's anti-vaccine protest, and they are saying it is now a COVID hotspot. The port city of Trieste has become a prime example for Europe of how pockets of resistance to vaccines and other precautions is driving a new surge in COVID cases. So what have we got here? What we've got is, here are photographs in the New York Times, okay? These are photographs today and yesterday. What's taking place in Trieste, and what they want people to believe is that COVID is now flaring up in Trieste, because in Trieste we have the bravest people in Italy and in Europe who are standing up for human rights, for civil liberty, for the rule of law, for the right to life. It's what it comes down to. It's the same old story. Forgive me, I've got to let somebody else into the studio here. I'm also going to read from you another newspaper today. And this is from Wanted in Rome. Actually, this is an online newspaper. But again, it says Rome bans the Trieste Green Pass protest leader for 1 year. This came out yesterday, the 3rd of November. The Rome police have expelled Puzza from the capital for staging unauthorized protests. Stefano Puzza, the leader of the high-profile No Green Pass protests in the North Italian port of Trieste, has been expelled from Rome. Ah, well, what a shame. So again, good leaders, good civic leaders, good frontline activists, good people involved in human rights and civil liberties are now being targeted as the bad guys. Why is Trieste so important? It is a geostrategic port, okay? It is a lifeline, it is an artery, like the carotid or the aorta artery of the human body in Europe. It's a desperately important strategic place. And what happens in Trieste is going to happen through the rest of Europe. The fact that there are a group of very brave frontliner activists and journalists who are standing up on behalf of all of the people of Europe and the people of the world is, for me, a formidable thing. I'm going to bring on, just quickly to say hello, Gisella, who is going to be our translator. Gisella, good to see you. Thank you, Sasha. It's good to be here for me too. Very grateful that you're joining us today. Gisella De Lido, I think I pronounced your name correctly. Perfectly. You're going to be translating or interpreting for us today. So I'm going to ask the audience to please be a bit patient with us, because some of the panelists do not speak English. Boom, boom, boom. Let me bring on Bruno Mihailescu. I'm bringing you on next. How are you, sir? Very good. Excited about the news. Excited to send this energy from Trieste and from you, Sasha, which you do a great job for humanity, and everybody love you for this. And we have great respect for you. Thank you so much. Thank you, Bruno. Bruno, can you just give us a little bit of context before I bring on the panelists from Trieste and Italy? Can you please just give us a couple of minutes on the importance of Trieste? Well, Trieste, it's supposed to be the state of states. It's a sovereign state since 1947, with all documents signed. Trieste have a beautiful history. It's a multilingual and multicultural city and state there. And of course, they have a second largest
harbor in Europe on the Mediterranean Sea. We would like to encourage that Trieste, it's Italy, it's, you know, it's an Italian culture inside, combined with Croatia, with many other people that believe in peace and harmony. And this is, should be. And this is the heart of Europe, should be open to develop business relationship and everybody live in perfect peace and harmony. Very good. Thank you, Bruno. I'm going to bring on Emmanuel Krellis, who's half of German nationality by his mother and half nationality of the Free Territory of Trieste by his father and his surname, dating back to the Austro-Hungarian Empire, carried out as a volunteer in the civil war in Somalia between 1991 and 1993. He has a long work experience in the steel industry, specialized in thermodynamics, and with a decade as a trade unionist. Finally, from 2014, as the fifth generation, he entered the Free International Port of Trieste work system. Manuel, you're very welcome, brother. Thank you so much. Nice to meet you, to all. And Manuel, where are you based right now? Where are you speaking from? I speak from Trieste now. This is my city where I'm living. And it is better if I have the translate in Italian language. It is better so the other people can hear, listen what I say. No problem at all. So Manuel, just very briefly, I will let Gisela be the interpreter here. Gisela, please ask Manuel whatever it is he wants to speak to for the next 2-3 minutes. Sì, sono qua. Adesso sento. Sì, vai. Mi potete ripetere, datevi il segnale, se mi potete dare di nuovo la domanda. No, adesso puoi dire qualcosa e io poi traduco in inglese. Ecco, io posso dare la testimonianza esatta di quanto è successo qui nel porto internazionale di Trieste. Il porto internazionale di Trieste è un ente che fa parte dell'intero territorio libero di Trieste, conseguito nel 1947, esattamente il 15 settembre, e facente parte della 16ª risoluzione dell'ONU, quale l'Italia è stata obbligata ad osservare. I diritti internazionali fondamentali, non ha mai e poi mai osservato nulla di tutto ciò. Essendo stato testimone e partecipato anche in questi giorni difficili, posso testimoniare per quanto è stato fatto e cosa ha fatto l'Italia andando contro il principio sancito dall'ONU e non eseguendo l'articolo 25 delle Nazioni Unite, ha completamente trasgredito qualsiasi tipo. Quindi si potrebbe fare la richiesta diretta all'ONU stessa che venga fatto l'intervento, ma più di una volta ciò che è stato denunciato all'ONU di Ginevra non è mai stato fatto da parte sua. Ok. Allora, se aspetti un attimo, traduco. So, Manuel says that he was a direct witness of what happened in the harbor of Trieste. The harbor of Trieste and the city itself is a free territory since 1947, 15th of September. And there is a resolution of the United Nations that says so. But during the manifestation, during the protest, the Italian police entered the harbor without asking the United Nations or asking for permission to the United Nations to do so. So it was a complete illegal act. They had to ask the United Nations before, but they didn't. Very good. Okay, well, we understand that there's a tremendous breach of international
law and convention connected to the whole of the story of Trieste. That much we understand that absolutely. Where, I just asked the question of Manuel, where does he see remedy coming from at this time? Manuel, Sasha chiede come si può rimediare a questa situazione secondo te? L'unica possibilità è di fare direttamente la denuncia al Tribunale Internazionale Penale dell'AIA, ma ricordiamoci una cosa, che al contempo l'Italia stessa dal 1948 ha in questo preciso momento 1200 infrazioni dategli dal Tribunale Internazionale dell'AIA sul diritto civile e quindi è impostato sul diritto penale, quale l'Italia fino ad oggi non ha ottemperato, quindi diciamo non considerando nulla di tutto ciò. Se non che l'unica cosa possibile sarebbe quello di fare, come ho detto, chiedere al Tribunale Internazionale dell'AIA di interpellare immediatamente l'ONU stessa, che intervenga fisicamente sul posto qui nel Free Territory of Trieste. Okay. Altre cose non ci sono possibilità. Manuel says that the only possibility is to denounce to the International Law Court of AIA that what this thing that happened, because Italy from since 1948 has broken the law actually 1,200 times, and if the AIA law court brings the issue to the United Nations, maybe there can be something done. That's the only possibility. Understood. Very good. Very succinct. Thank you. Thank you very much, Gisella. Let me bring in Vito. I think Vito Podenza is with us, who was a secretary of the Free Trieste Movement, which asked for the full implementation of the peace treaty. And in 2014, he founded the Movimento Territorio Libero and was its president for 2 years. In 2016, he was candidate for mayor for Trieste with the independent civic list of the same name to plead the cause of the free port of Trieste. And in 2017, he founded and is president of the Political Association Assembly Project. And in that capacity, has attended 2 forums at the United Nations in Geneva. He is now spokesman for the provisional government in exile for the free territory of Trieste. Vito, you're very welcome, my friend. Yes, good evening. Can you hear me okay, Vito? Yes, I understood your question. Okay, very good. I'm speaking Italian because it's better for me. Okay. No problem, go ahead. Thank you. Can you translate my speech? Okay. Sure. Yes, Gisella will translate. Okay. Io sono stato, sì, come dicevi Sasha, candidato sindaco con questa lista nel 2016 e portavo avanti il discorso del porto libero di Trieste e poi sono stato segretario del primo movimento Trieste Libera, quello che 10 anni fa ha sollevato tutta una serie di questioni dal punto di vista legale. Diceva bene Manuel tutte le violazioni che ha fatto l'Italia dal punto di vista del diritto internazionale. Ma il paradosso è che viola le leggi sue, quelle che ha lei al proprio interno. Dunque fa doppie violazioni. Non rispetta le leggi dello Stato italiano e non rispetta le leggi internazionali che ha sottoscritto. Questo è molto molto grave perché di base viviamo in un sistema anarchico dove non c'è la rule of law, non c'è più niente. L'Italia non è più uno Stato di diritto. E ultimamente sta violando anche la Costituzione, che non è più la carta fondamentale, ma risulta essere valere meno di neanche il codice della strada ha più valore in questo momento. Ok, grazie Vito. Vito says that he has always
brought forward these issues of the free harbor and free territory of Trieste, because Italy has been violating its own laws and breaking its own laws and also the international laws. And so we are currently living in an anarchic system, and Italy and the Italian system, Italian government, is violating our constitution. So no rule is ever valid anymore. Indeed. Well, can you just ask, Vito, who are the other prime nations in the world who are the beneficiaries of the status quo, and why they also wish to support Rome's illegal behavior? Quali sono gli altri stati che beneficiano di questa situazione e che praticamente sostengono questa situazione completamente illegale, secondo te, Vito? Ma io penso che di base non ci sia un beneficio palese, non c'è. Ci sono dei taciti accordi che probabilmente vogliono mantenere lo status quo per non destabilizzare la geopolitica internazionale, che però con la globalizzazione che sta avvenendo negli ultimi decenni si sta destabilizzando da sola. Cioè, questa cosa è stata messa a tacere per mantenere un equilibrio a livello appunto geopolitico, ma col cambiamento così rapido che c'è stato in questi anni il problema sta riemergendo. A Trieste, in buona sostanza, non è mai finita la Seconda Guerra Mondiale, perché la mancanza, l'implementazione del Trattato di Pace, che era l'accordo basico per far cessare la Seconda Guerra Mondiale, qui non è mai avvenuta. Cioè la soluzione del Free Territory of Trieste, che doveva essere lo Stato delle Nazioni Unite, okay, il loro territorio, io l'ho ricordato 2-3 volte ero alle Nazioni Unite di Ginevra e 2 ho parlato, e l'ultima ho chiesto l'intervento del Consiglio di Sicurezza, perché non è accettabile che uno Stato delle Nazioni Unite, con tutte le sue prerogative, debba subire un'ingerenza da uno Stato che tecnicamente ha perso il secondo conflitto mondiale e ci sta insegnando la sua storia nelle nostre scuole e ci sta imponendo il suo modo di vivere, con la sua fiscalità, le sue leggi, che sono una violazione pesantissima di quegli accordi che hanno sottoscritto per far cessare la Seconda Guerra Mondiale. Capito, grazie. So, actually, he says that there are some silent agreements among these countries. There are many countries which have done this to maintain the status quo in this globalization, which actually is, how can I say, breaking up, is going upward, it's breaking completely. And the problem is, in Trieste, the Second World War never finished, because yeah. Trieste was a free territory of the United Nations. And so, Italy has completely disrupted this agreement, and this is the intervention of the United Nations should come and fix this thing, and that's the problem. Nothing has been done in the right way. There is no state of law, of right law in Italy. We are not a state anymore. Okay, well, this was actually my next question for Vito very briefly. Is the United Nations the solution, really? Or is the United Nations the problem? So, Vito, Sasha dice, sono le Nazioni Unite, sono la soluzione, cioè chiedere l'intervento delle Nazioni Unite, oppure sono il problema e se stesse? Ma le Nazioni Unite devono scegliere cosa vogliono fare da grandi. Se pensano di riuscire a far rispettare le proprie risoluzioni, la nostra e ante altre come quelle in Palestina, bene. Ma se no faranno la fine che ha fatto la Società delle Nazioni, imploderanno come hanno fatto le Società delle Nazioni che non ha saputo evitare la Seconda Guerra Mondiale. O vogliono rispettare le proprie leggi, le proprie risoluzioni, facendo questo, altrimenti non hanno più motivo di esistere. Questo sarà il futuro.
un'altra organizzazione che non sia più questa, che è diventata una collusione, un centro di collusione tra gli stati. Yes, Vito says that the United Nations must decide what they want to do, because otherwise they will implode, just like the Society of Nations couldn't avoid the world wars. And so they will completely be disrupted, because they decide something and then they don't make it happen. Well, I mean, so I have a history with the United Nations as a former director general in the IGO sector. Uh-huh, okay. Let the panel know this, please. So, Sasha was un direttore delle Nazioni Unite nel settore IG. What is IG? Intergovernmental, in the intergovernmental sector. Ah, nel settore tra governi, quindi sa bene che di cosa sta parlando. Okay. And my understanding of the United Nations, based on very up close and personal experience, is that it is entirely the apparatus of the globalist. Sì, lui dice che siccome ci ha lavorato, ovviamente, dice che le Nazioni Unite sono esattamente l'apparato e la struttura dei globalisti, quindi sono lo strumento dei globalisti. It was designed as an extension of the League of Nations. Ah, e quindi era stata studiata proprio come un'estensione della società delle nazioni. But the League of Nations was engineered as the apparatus of the globalists a century ago. Quindi la società delle nazioni era l'apparato, era la struttura dei globalisti un secolo fa. And personally, I think it is ironic that we are forced to look to the General Assembly of the United Nations or to the Secretariat of the United Nations for the solution, when it is crystal clear to my mind and to anyone that the globalist agenda is being tramlined through the United Nations. Yes, understood. But the problem is inside the United Nations Security Council. Yes. That is the problem. It's a problem of the United Nations Security Council, because we are son of that organization. You understand me? Yes. Okay, yes, right. Absolutely. Let me bring on, please, Giorgio Desci. Forgive me if I didn't pronounce the surname correctly, Giorgio. He's born in Trieste, a citizen of the Free Territory of Trieste, of the Italian language and the culture. His culture, a modest school level, allowed him to fill a huge void that he suffered from in a society of success. In exchange, a memory free from conditioning by practicing many trades and following many paths offered in various cultural and spiritual fields, always keeping the luminous door of discovery and intuition open. In practice, a flexible tool for the task destined for his small part in this meeting, for the bright, explosive moment of change that finally gives meaning to his life. He's been a bricklayer, house painter, lifeguard, clerk, light giver, housemeister, porter, driver, actor, sailor, and more, of which he no longer has any memory. You are very, very welcome here, my friend. Boom, boom, Giorgio, there you are. Good to see you. Gisella, puoi tradurre, per favore? Ciao, buongiorno, ecco, Sasha. Sì, lui ha praticamente, ti ha introdotto, ha detto che sei una persona che ha fatto mille mestieri e che qualcuno te lo sei anche dimenticato per strada probabilmente, e che sei una persona che porta la luce e che vuole portare l'evoluzione umana a un livello maggiore, quindi ti dà un grande benvenuto. Gisella, tell him he is the perfect man, because he is a good human and a fully realized human. He's the perfect man to be on this panel. Lui dice che sei l'uomo perfetto per essere in questa trasmissione online, perché sei proprio uno illuminato, uno che ha realizzato proprio l'umanità nel modo migliore. Allora, buonasera Sasha, io ti ringrazio per le tue parole. Dunque, io sono una persona molto semplice. È successo che, vivendo in questo territorio particolare, protetto da leggi internazionali ma disattese,
comunque ci sia anche in questo territorio una forma molto particolare di energia. Questo luogo, che è l'incrocio e l'incontro di popoli, è per 536 anni fatto parte di un impero mitteleuropeo multiculturale, rappresenta veramente e può rappresentare veramente per un futuro globale una scintilla di inizio per un cambiamento. Questo cambiamento avverrà, a mia modesta opinione, anche a livello metafisico, cioè ci sarà una trasformazione filosofica della società e sicuramente questo luogo può esserne veramente l'emblema. Ecco, ho avuto, diciamo, delle idee che si sono sviluppate e in questi momenti in cui le ho vissute, da molti anni, ho avuto anche una visione per un progetto da fare qui a Trieste, si sono assommate varie caratteristiche. Ci sono caratteristiche esoteriche, caratteristiche filosofiche, culture differenti che si incrociano, andiamo a parlare perfino della numerologia e della cabala. Insomma, è un luogo di grandi energie, è un luogo che può esprimere, anche raccordandosi addirittura con teorie della fisica teorica, può esprimere veramente un'energia capace di esprimere un cambiamento a livello globale. Poi la situazione geopolitica attuale, con questi incroci e questa guerra, perché è una terza guerra mondiale che si combatte a colpi di economia e di passaggi geopolitici, dove c'è la Cina che è interessata, perché il passaggio per le vie della seta, quelle basse dall'Africa e quelle alte dal Mare del Nord, portano l'attenzione su questo porto, perché è un porto libero. La Inghilterra in Brexit è anche interessata al porto libero di Trieste, visto che anche in Inghilterra si stanno o si sono costituiti dei porti liberi. Quindi noi siamo al centro e adatti per la nostra peculiarità multiculturale e multietnica che incrocia il mondo latino, quello slavo e quello germanico, è una diciamo porta per una trasformazione. Sicuramente, almeno questo è il mio modesto avviso. Ok, so Giorgio says that as he lives here, he has lived here for a long time, he says that Trieste has a particular type of energy. And in Trieste, there are many peoples who have been living together. So the Latin culture, the Slavian culture and the Germanic culture. And for 500 years, Trieste was under a very important empire, the Austrian Empire. And the spark which has started this change, which is a philosophical change and esoteric change, and obviously also a spiritual change, starts in Trieste. So from Trieste, this change will come out. And he has also been working on a project in Trieste. He has a vision about this project. And he also involves in this energy the physics. The physics that says that we are all entangled. So when something happens in one place, everything then is connected to the other places. We are in the third world war, actually. And also China is very interested to Trieste, to this harbor, and also Great Britain, because this harbor is so important and so central. Well, there is no difference, to my mind, between the Chinese Communist Party and the US Treasury Department, the Federal Reserve banksters, the Crown of England, and the Vatican interests. These are all conjoined. The Vatican is behind the hegemony of the crowns of Europe. The hegemony of the crowns of Europe is behind the Dutch East India Company, the British East India Company, the formation of the Anglo-American Corporation, which engineered World War I and World War II. So yes, indeed, we are in World War III. It is a psychological war. It is also a spiritual war, as Giorgio quite rightly explains. And thank him, please, for raising
the specter of a quantum entanglement, because this also becomes our point of redemption and absolution. When we recognize our limitlessness and our infinite creativity and our divinity, then we can truly step away from the fiction of our lives. And let's be blunt, all of the bullshit treaties of the Austro-Hungarian Empire, all of the interests of Europe and of the central bankers today, the interests of the parent corporation governing our lives, all of this is spells and bonds. And we, as limitless, divine sons and daughters of God, must now use this great reckoning and great tribulation to remove ourselves from the indentureship to the kingdom of the devil, which is all connected to our failure to recognize our own supernature. Try to return those words kindly to George. Yeah, all right. So he says that the Chinese Communist Party is... No, you want to speak in Italian, I think. Italian speak, please. Okay, sorry. No problem. Quindi il Partito Comunista Cinese è strettamente legato alla Federal Reserve americana, quindi al Tesoro americano, ovviamente al Vaticano e a tutte le famiglie reali europee, soprattutto la famiglia reale inglese, perché questa è esattamente questa congrega di persone, di persone e non persone direi anche, che ci stanno dominando, sono tutti lì proprio per farci dimenticare chi siamo noi. Noi siamo i figli di Dio, noi siamo i creatori e lui ti ringrazia per avere parlato proprio della teoria dell'entanglement e della fisica, perché questa sarà il punto di redenzione, sarà una soluzione del problema, perché ovviamente noi quando ci ricorderemo che siamo creature divine, che possiamo creare la nostra realtà, tutto questo sparirà e questa cosa si sta verificando in realtà. E tutti i trattati e gli interessi delle corporazioni e dei banchieri hanno creato in realtà anche degli incantesimi. Questi stanno usando proprio della magia, non stanno lavorando solo a livello fisico naturalmente, però noi ce la possiamo fare perché siamo senza limiti, noi siamo coscienza infinita. No limits. Sicuramente. Let me introduce Masroor Imani, who I will refer to as Maestro, who is a painter and a master of art, an eclectic character. Okay, we'll simply refer to him as Maestro moving forward. Very happy to see you, Maestro Masroor. Thank you for joining us. It's Maestro Imani. Okay. Good evening, madam and friends over there. I want to say that if Security Council of the United Nations gets the information from Vito Potenza, who has explained everything towards of the problematic of territory of Trieste, free territory of Trieste, it is important that United Nations, the Security Council, take decision. Otherwise, these problems since 1954 are continuing to exist in this territory, and people here has no any right to settle and govern their territory. Therefore, it is important the news, the translation of what Vito Potenza and Giorgio Deschi said in this transmission
can be translated and taken to the Security of United Nations, and this time can be resolutive if the United Nations, the security one, can decide about the territory of Trieste. This is what is my impression, because I've learned since 1962 here at Trieste, and I witnessing all these problematics belonging to this territory. Therefore, it is better to settle it once at all. This is the thing to say. The translation of what these friends, George Odesky and Vito Potenza and other friends brought to you, you kindly extended to the Security Council of United Nations. Whatsoever goes in General Assembly of United Nations, it doesn't mean goes automatically to the Security Council. Therefore, whatsoever can be the final decision, it must be given and taken by the Security Council. This is what is my suggestion, humble suggestion to you. Thank you to have heard me. Thank you. Thank you, Maestro Imani. Giorgio, if you could ask a question for the Maestro. I'm interested to know, he's been in Trieste for almost 60 years, but he was only 10 years old when the treaty was signed in 47, 48. What does he believe the pulse of the people in Italy, the Italian people? Do you feel that the people of Italy, not the Vatican interests, not the political interests, but the pulse of the people of Italy, do you think today they will be sympathetic with the cause of Trieste? Sasha dice che sta chiedendo al maestro Masrur. Lui aveva 10 anni quando è stato firmato il trattato e ha vissuto a Trieste per tantissimi anni. Che cosa pensa del polso della gente italiana? Stanno simpatizzando, cioè stanno sostenendo la causa dei lavoratori a Trieste, la causa di queste persone che stanno protestando, oppure no? To my opinion, these Italian people do not know good enough about the history of this territory. And whatsoever is coming from the Rome center of Italy and government, do not let people here learn good enough about his and her history here located. Therefore, this information belongs only to few people, not to all people. Therefore, it is necessary to bring to the knowledge of all people this problematic situation. That is why I witnessing this situation, and I believe the only Security Council decision can give light to these people and let them know what was their right to understand and to appreciate. This is a very important thing. Most of the people in Rhodes do not know nothing about whatsoever has been said here. Yeah. Therefore, if you have occasion also to teach these people about their rights, it is something very important, because when happens to open the consultation, instead of staying at home
and do nothing, they will come into the places and sign and give their decision about this territory. That is why information to be given to people is very important. Nowadays, men everywhere is divided between two age. One age is the political system, very confused, very bad organized. The other system, the other side is people who knows nothing. Everywhere is the same. Who knows nothing what the government is going to decide for them. Therefore, this confusion is international. Happens in Afghanistan, happens in Iran, happens in everywhere in Venezuela, and therefore the Security Council of the United Nations is the only point can with very important decision guide these people, and it is necessary to create a committee who or which be able to teach these people of their rights. All the rights, human rights given by the United Nations in many languages is not known among these people. Right. Therefore, they are only subordinated. This is Indeed. What is my opinion. Thank you to have heard me. Thank you very much indeed, Masroor Imani. Very wise words. Thank you for this. I just want to quickly bring on Christina Bari. Are you there with us, Christina? Christina, are you with us or not? Okay, we're having difficulties with her there. Manuel, let me refer back to you, my friend, and ask you your thoughts on what Masroor Imani was suggesting about the need for the general, the Security Council of the United Nations to take the lead in this. What are your thoughts there? Allora, Sasha ti chiede, Manuel, che cosa pensi del suggerimento di Masroor di coinvolgere il Security Council delle Nazioni Unite per risolvere la situazione? Beh, è la cosa decisamente più saggia, il quale anch'io volevo prima proporre e dire, ma il maestro mi ha superato nella sua espressione di pensiero e quant'altro. Quindi la cosa deve essere finalizzata e portata proprio a questo compimento. Diciamo che ci potrebbero essere anche degli ostacoli anche da quel punto di vista. Ricordiamoci che, diciamo in una maniera così grezza, abbiamo un po' dovunque la massoneria, a livello mondiale, no? Ecco, quindi praticamente ci saranno degli ostacoli anche lì affinché essi possano subentrare e determinare questa situazione paradossale dal dopoguerra, dal 1954, diciamo, dal 1954 fino ad oggi. Quindi il pensiero e il concetto è perfettamente logico e speriamo quanto prima possa essere risolutivo anche da parte dell'organo preposto. Quindi sono perfettamente d'accordo a questo. Questa idea qua, questa forma di intervento. Però so Manuel says that
he completely agrees with his suggestion, with Masrou's suggestion. There might be obstacles because everywhere in all the world there is the masonry, the masons who obviously are creating problems in applying this free state situation, which should have been from since 1954. But the concept is perfect and he completely agrees. Very good. Thank you. Thank you, Manuel. Christina Barry, can you hear me okay? Yes, now yes. So sorry. Oh, good. Really, I don't know what's happened. Everything was blocked. Doesn't work. The computer doesn't work. The Facebook page and so and was a problem to enter in the in the transmission. No problem. Well, Christina, I can tell you that all of our Facebook pages were taken down 5 minutes before the broadcast. Yeah. All of our Facebook pages that we're syndicating to were all put on red. So I'm not worried. We're still broadcasting to three platforms and we'll be putting this up tomorrow and syndicating it through social media. So no problem at all, but very good to see you. Just give me, please, 2 or 3 minutes on the status quo. What do you want to bring to attention today? Okay, normally I speak in English, but really I'm so very emotional, you know, it was a very, very, very emotional days in the past. So anyway, so really I'm so happy that you're, we are here at the end able to go on the broadcast with you, because these people that come in today, that's, you're already talking with them, really they are very, very, is a team also very special warrior angel, and they know very well the story of this territory and what's happened in the past, and they understand and very, very well what's happening now, because or you say, Gisela, please help me, you know, if I don't find the right word. Thank sure. You. You know, so all the story starting in the port several weeks ago, and because so the people, but you know the story, you know, we make it the first live to around 2 weeks ago, but then the police, Italian police, they continue to make the, how you say, violation, is correct? Breaking the law. Breaking the law, okay, yes, because they continue to stay on 24 hour, on 24, on the territory that said they have no authority, you know, and then so was so many people in the square, in you remember Sasha on the square, you know, so to protest for the story where the green pass. But also because they're breaking the law, you know, so to enter in a strange, in a free territory. They don't have any authority. This is something crazy. And they continue to stay there. But then is a long story. So they try in any way to how you say, come si dice far andare via, to remove the people from the square. Okay? Yeah, to send away the people. Yeah, exactly. So they want to stop the people. They can make a protest. It really is something. Or you say schizofrenico, come si dice, teatro, theater. Schizophrenia. See, theater, theater. So it's a show. It's going on. Mm-hmm. Okay, good. Shall I? Very good. Thank you. Thank you. Thank you, Christina, very much indeed. Vito, you, Vito, let me ask you, if you were invited to present to the Security Council of the United Nations, again, I have to say, I personally don't think the United Nations will be any of any consequence here. The United Nations, in my view, is filled with very good people, but it is a paralyzed institution. It is the utility of the devil, and I do not believe for one moment that the United Nations, much less the Security Council,
are coming to the rescue of the people of Trieste with their petition. I don't believe for one second. I think it will take a very different dynamic. But Vito, if you were coming to the United Nations General Assembly or to the Security Council, what would you be presenting to them for the cause for Trieste? Affidavits, testimonials, forensic evidences, historical crimes, money laundering. I mean, what would you present to the Security Council to make the case? Allora, Vito, un attimo che scrivo. Lui dice che secondo lui le Nazioni Unite non sono assolutamente la soluzione. Ci sono delle persone buone che ci lavorano dentro e ancora di più il Security Council, però sono praticamente uno strumento del demonio e non sarebbero la soluzione. Però ti chiede, se tu andassi alle Nazioni Unite, alla General Assembly oppure al Security Council, che cosa faresti? Faresti una denuncia per, non so, riciclaggio di denaro? Li denunceresti per qualche crimine oppure cosa? Ma io credo che la negatività non si può rispondere con la negatività. Alla negatività viene combattuta con la positività. Io credo che gli chiederei di rimettere all'ordine del giorno l'elezione del governatore per il territorio libero di Trieste, perché è stata concepita questa figura internazionale che deve essere eletta dall'Assemblea Generale e deve interagire con le istituzioni del territorio libero, perché questo creerebbe il progetto dell'internazionalità di Trieste, che era unico all'epoca e ancora unico adesso. Per questo diceva Giorgio che da qui può partire il cambiamento, perché da qua parte veramente un'onda di innovazione con un progetto che all'epoca era talmente futurista da non essere capito, né allora e neanche adesso viene compreso, purtroppo. E allora io chiederei all'Assemblea Generale di rimettere all'ordine del giorno l'elezione del governatore. Basta che solo uno Stato tra i 193 paesi chiedesse che si discutesse di nuovo sulla nomina del governatore e tutto ritornerebbe in gioco come prima e ci sarebbe una vera discussione sana. Dunque, come dicevo, con un atto positivo andremmo a combattere anni di negatività che ci sono stati addossati e che noi stiamo subendo da tanti anni. Io questa cosa l'ho capita da 11 anni a questa parte, però questo territorio è intrinseco di negatività in questo senso, no? E dunque con un atto di luce, di positività e di progettualità potrebbe essere fatto da uno Stato unico, solo uno Stato basterebbe per riavviare tutto questo ciclo inerente al territorio libero di Trieste. Tu intendi per Stato unico l'Italia o uno Stato unico parli del territorio di Trieste? Non ho capito. No, deve essere l'Italia, gli Stati Uniti, lo Zambia, qualsiasi. No, uno Stato qualsiasi che propone questo. 193 che si siedono all'Assemblea Generale. Ok. Vito says that you cannot reply to negativity with negativity. Bravo. You have to bring a light, you have to bring positivity. And so in the agenda there should be the election of the governor of this territory, and it should be elected by the assembly, because this project, it was a unique project that no one understood because it was so futuristic and so advanced, and it wasn't really understood. And we have been in Trieste undergoing this negative situation, while if only one state, one of the countries of the United Nations put forward this election, this could be the starting of a new era of light and of peace. Okay, very, very, very good. I'm very happy to hear this. Please translate this back to the panel. I'm very happy to hear this because I agree fully. It's going to take a multilateral treaty. It'll be more than one nation. One nation cannot do it under UN convention. It has to be three nations engaging in a treaty to be able to then bring this forward. But my question is this: which are the countries, let's try and identify three nations that might be sympathetic
with the cause of Trieste. And I'm interested to ask this question of everyone on the panel, but I will start with Vito. Which three nations should we be approaching to invite them into a multilateral treaty to endorse the independence here of Trieste? The sovereign. Okay. One moment. Quindi Sasha dice che è contentissimo, che è d'accordissimo su questa cosa che hai detto tu, Vito, però secondo lui ci vorrebbe un trattato multilaterale, quindi dovrebbero essere identificate tre nazioni che si mettono d'accordo e che portano avanti questa proposta. Quali tre nazioni, e lui chiede questa cosa a tutti quanti, potrebbero essere le nazioni che possano portare avanti questo progetto? Le nazioni che ci stanno amministrando, Italia, Slovenia e Croazia. Quando si renderanno conto che per anni hanno fatto degli abusi contro un popolo, perché noi siamo un popolo, abbiamo perso 20.000 abitanti, ma quindi pensate che noi avevamo quasi 300.000 abitanti solo nella città di Trieste prima dell'avvento dell'Italia. Sono andati via 100.000 in 60 anni, un terzo, una distruzione proprio, una pulizia etnica. Quando questi tre stati capiranno tutti gli errori che hanno commesso e devono capire che il territorio libero può dar loro ricchezza più che l'amministrazione attuale, perché ovviamente essendo confinanti con un territorio con delle potenzialità di questo tipo, va da sé che sarebbe, come dire, da giovamento e anche economico e sociale per tutti questi tre stati. Quelli sono i tre stati che devono dire: guardate, per tanti anni abbiamo amministrato, adesso questa soluzione va fatta, va aggiustata in funzione anche dei cambiamenti che stiamo vedendo, altrimenti se non lo faranno, se lo faranno gli altri, ma loro subiranno pesanti ripercussioni per questo. Okay, so Vito says that the three nations should be Italy, Slovenia and Croatia, because these are the three states which are involved in this situation, and the territory of Trieste has lost 100,000 inhabitants in 70 years. It has lost an enormous amount. It was a sort of ethnic cleansing, a terrible thing, and they have made they have understood the mistakes which have been done during this period. Well, I mean, that's the problem, isn't it? That Italy is not going to be the one to sponsor this kind of multilateral treaty. Yes, Slovenia is not going to. Maybe with President Janez Drnovšek before, who I was close with, yes, he would absolutely have endorsed this. But I don't believe the incumbency in Slovenia would be preferential toward this. I cannot speak to Croatia, but thank you for the answer. I want to ask the same question of Manuel briefly, and then I'm going to ask the same of Giorgio and Imani. But Manuel, which three countries do you believe should be approached to engage a multilateral treaty to support the sovereignty and independence of Trieste? So Sasha dice che l'Italia invece non sosterrà questa cosa e probabilmente neanche la Slovenia, e chiede a Manuel quali paesi potrebbero sostenere questa... Volevo dire una cosa, io a Sasha risponderei così: per me la situazione ideale è questa, lo so anch'io che sia impossibile, però la situazione ideale sarebbe questa. In caso contrario, quello che si rischia è una frizione tra stati, cioè perché poi entreranno dei interessi economici in ballo. Se ci fosse questa presa di posizione di questi tre stati, la soluzione sarebbe la più semplice e la più lineare. Questo intendevo. Sono d'accordo con lui che l'Italia non lo farà mai, chiaro. Questo sono d'accordo. Sì, sì. Vito says that this should be the ideal situation, but he understands that this is not possible now. Very quickly, because I have to go. I have another online thing in a couple of minutes. Well, very good. Let's just wind up and get closing statements. Again, I want to ask the question of Manuel, please. La domanda quindi è per Manuel: quali stati secondo te potrebbero sostenere questa cosa? Non ti sentiamo. It's okay. Carry on. Carry on. Mi senti? Sì. 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 Mi sentite? Sì. Bene. Allora, dicevo che è proprio un discorso utopistico che l'Italia, la Slovenia e la Croazia andassero a riconoscere. Il sbaglio che hanno fatto finora
impossibile, hanno fatto il passo più lungo della gamba. Quindi alla domanda che ha fatto Sasha, quale altra nazione potrebbe intervenire? Nazioni per le quali sono stati già qui nel 1947. Ahimè, devo dire, anche se purtroppo c'erano gli Stati Uniti d'America, c'era l'Inghilterra, okay? C'erano tutto il sistema degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, loro potrebbero fare intervenire e per riaccendere, diciamo, questo discorso del Free Territory of Trieste. Come diceva Vito, anche giustamente, basta una delle 193 nazioni che sono all'interno registrate all'ONU. Ma se intervenissero anche altre nazioni, diciamo, come diciamo, guardando verso l'est, guardando, diciamo, da un punto di vista la Russia, che fa parte anche del trattato internazionale, e anche la Cina, eccetera, quindi che hanno un potere, diciamo, più trasparente da questo punto di vista per poter subentrare. Diciamo anche che effettivamente la Cina è la nazione più antica del mondo, diciamo, ecco così, il quale a livello di commercio è anche più antico del mondo. È normale che sia inserito in tutti quanti i sistemi, sia economici, sia politici, e anche nei settori delle famiglie reali. Ti devo interrompere, scusami, perché io veramente adesso devo andare, traduco questo e poi vado perché sì, mi aspettano in linea. Also Manuel says that it is a utopic that Italy, Slovenia and Croatia would support this project. And he said that the nations that were already here, so the allied forces of the Second World War, the forces which won the war, could be the ones who could sustain the project, support the project. Okay, Sasha, I'm so sorry. I understand. It's okay. You can go. No problem. I'm just going to, please, no problem at all, Gisella. If you need to drop off, you can drop off. We will have to do the best we can without you. But thank you very much for being here. Thank you to everybody. Thank you, Sasha. Thank you. Bye. It was a pleasure being with you. Hi. So let me just say, as we try to wind up a little bit, Bruno, I'm going to bring you in kindly as our next translator, if you'd be so kind to translate for the rest of the series, the session. Would that be okay? Yeah, why not? Thank you very much, Bruno. Why my name is Italian, Bruno. Well, exactly. You also speak very good Italian, but thank you, Bruno. Look, let's just, Bruno, I just want to go around and get some closing statements from everyone here on the panel. But I do also want to explain, you and I spoke last week to a very, very powerful, incredibly wealthy individual who controls much of the wealth of let's just say, one of the wealthiest individuals on earth, and representing one of the most powerful families on earth. And we spoke about Trieste to this individual. And he understood the importance of the autonomy, the sovereignty of the people of Trieste. But he said to us, this could move forward if we could get the correct barristers or attorneys or prosecutors, legal brains together to make the right kind of move in the United Nations court. So that was his sense, and that they would be prepared to bring the financing in to Trieste to create $100 million, whatever it takes, to create the autonomy of Trieste, provided we can consolidate the correct legal argument and take it forward in the correct forum. If kindly try and explain that in Italian to our panelists. Yeah, thank you, Sasha. Well, Sasha dice che un personaggio molto importante a livello globale, a un livello finanziario molto alto, uno dei più potenti personaggi del mondo, si è preso così il desiderio di poter entrare come un finanziatore per il territorio del Trieste, se potrebbero esistere di fare alcuni passi. Cioè, uno sarebbe una casa grande di avvocati a Ginevra, o
dall'altra parte, che potrebbe fare un negoziamenti con le Nazioni Unite legali, con tutti i documenti che esistono nelle spalle di 1947, e così una volta che una casa grande di avvocati si impegna nella risoluzione delle Nazioni Unite, allora si può anche andare avanti, riconoscere lo Stato di Trieste e poi anche dai suoi paesi che lui si sta gestendo, che sono oltre 53, e in quel momento sarebbe anche disponibile, molto desideroso di investire nello Stato di Trieste. So let me just say this, that the way I see it, there are two possibilities here to move. And Christina, I would direct this mostly at you because you're helping to coordinate with Michaela. I think that there are two things. One, to identify the sympathetic nations that may step up and engage a multilateral treaty. It can be a very simple treaty event, simply under international convention recognizing the 1947-48 treaties and recognizing that that has to be honored, that Trieste must be independent, must be autonomous now. So I don't believe it's going to be too difficult to make the representation to get three or four favorable nations to engage a treaty. I'm going to look into that myself. And we need to identify which countries it would be of benefit to be able to start to operate with the Trieste free port. And then we could engage them, possibly. Secondly, we need to identify a blue chip legal firm, probably in Switzerland or in the United States, who we can take forward on this legal action. That's going to be expensive. And we do, Vito's done the work. Manuel's done the work. Many people have done the work. We need to have the blue chip legal firms that will take this into the forum, the correct international forum. So those are the two things, multilateral treaty and also prosecuting, going on the front foot. And we have to take the fight in that sense to Rome. So those are my considerations. We would probably need to set up a crowdfunding campaign amongst the citizens of Trieste, because you're going to need a war chest to prosecute this. It's not an easy case. But those are my suggestions. Bruno, just to parenthesize those two ideas, the multilateral treaty and the legal defense fund, to move forward very quickly in 2022 onto the front foot with the legal fight. Ok, le due, le Sasha, suggestioni sarebbero di fare innanzitutto di gestire con una cassa di avvocati grandi dalla Svezia oppure da Stati Uniti, però una casa grande riconosciuta a livello internazionale costa un sacco di soldi, e se non ci sono soldi, la seconda parte, la seconda opzione che Sasha ha suggerito è di creare un crowdfunding con il popolo di Trieste. Una volta che voi lì potete esporre un programma della soluzione che esiste, perché già Vito e tutti voi avete fatto un grandissimo lavoro e avete tutte le informazioni, basta che, secondo me, dovrebbe essere un white paper con la soluzione di Trieste, e così la gente, il popolo di Trieste, capirà di che cosa si tratta e si impegna di capire meglio le soluzioni che dovrebbero implementarsi. Thank you, Bruno. Just let me invite, please, closing comments from Giorgio. Please, your closing comments here. Bruno, translate that. Vai, Giorgio. Can you translate the request? Commentare questa questione. Intanto a Trieste sussistono delle spinte nazionalistiche che sono avvenute anche soprattutto dal 1954 in poi, per cui la popolazione di Trieste
non è cosciente al giusto livello delle caratteristiche che la contraddistinguono come popolazione da tutto il resto delle altre popolazioni. Quindi è stato fatto un grande lavoro di divisione sulle nostre comunità, perché Trieste è composta da varie comunità, e tramite appunto queste entrature nazionalistiche la questione del territorio libero viene tenuta molto bassa, viene tenuta quasi a livello di fantasia, ecco. Quindi siamo pochi che siamo, diciamo, ci siamo dedicati a questa questione con molta fatica, anche con qualche risultato, soprattutto all'estero. Intanto vorrei rispondere anche a quella domanda su quali nazioni potrebbero essere interessate effettivamente al territorio libero di Trieste. Dunque, in questa situazione di terza guerra mondiale, se vogliamo, economica, effettivamente gli attori principali sono la Cina, l'America, con la grande scacchista, la Russia, di mezzo, che è interessata sicuramente anche lei, anche per un allargamento ipotetico e non fantomatico della comunità europea che possa comprendere anche il mondo slavo della Russia fino agli Urali. Agli Urali noi sappiamo che la Russia è più che europea, ha partecipato anche all'ultima guerra liberando l'Europa dal cancro del nazifascismo, e questo non gli è tanto venuto riconosciuto. Comunque la situazione è questa: i paesi che potrebbero richiedere effettivamente l'applicazione di questo trattato di pace in maniera integrale, secondo me, sarebbero proprio la Cina, la Russia e anche la Gran Bretagna, che ora è in Brexit e quindi uscita da un'Europa che è semplicemente ricattata da queste leggi finanziarie, da questa cosa che si sta muovendo e che si sta colpendo fortemente l'Italia, perché qui in Italia, anche per questa questione del Green Pass e del Covid, è il paese più sottoposto a queste misure restrittive, irrazionali, oserei dire una parola molto pesante, quasi criminali nei confronti dei lavoratori e dello stesso popolo italiano, perché l'Italia è veramente sotto la mira di questa enorme confabulazione, diciamo. Quindi questi sarebbero i paesi che potrebbero essere interessati a creare qui questo pacemaker, perché Trieste potrebbe essere come snodo appunto importantissimo delle vie della seta, dove i cinesi hanno investito in Africa miliardi, il canale di Suez è stato allargato, un grande hub è stato costruito fra Vienna e Bratislava per far raggiungere le merci fino all'estremo oriente. Quindi noi, essendo uno Stato, praticamente diventando uno Stato libero, come diceva giustamente Vito, con l'istituzione di un governatore, noi potremmo essere il pacemaker, il tubo di Venturi, e potremmo essere anche un pacemaker a livello mondiale, perché potremmo regolare i flussi economici e tenere, diciamo, una partitura fra le varie potenze interessate all'uso del porto libero, del territorio libero di Trieste, quindi regolare questi flussi anche in un senso, diciamo, sociale, no? Perché se qualcuno di questi stati che userebbe il porto producesse sui diritti umani, come succede in varie parti del mondo, diciamo, degli abusi, noi potremmo regolare i suoi traffici e quindi rimettere in pista anche l'economia di questi traffici. Per quanto riguarda un crowdfunding, di quanto si è accennato, noi non siamo assolutamente in grado di coinvolgere interamente una popolazione che dorme e ignora, o volutamente o per ignoranza, di tutte quelle che sono le caratteristiche che ci porterebbero a essere, come ho detto prima, una luce a livello geopolitico, a livello anche metafisico, oserei dire, anche per un'Europa rinnovata che potrebbe nuovamente riprendere la parte centrale con la propria cultura, che ha radici lontanissime, lo sappiamo benissimo, e l'Italia, proprio l'Italia, che in questo momento è sotto attacco anche interno, perché è completamente esautorata dalle proprie caratteristiche di democrazia ed è successo dall'interno, l'Italia potrebbe effettivamente essere la pedina, come dice Vito Potenza, ma anche la Slovenia e la Croazia, per liberare effettivamente questa energia che questo territorio potrebbe dissipare addirittura a livello mondiale. E questo è il mio pensiero. Good luck on that one, Bruno. You know,
Italians, they like to talk, you know, and this is good, like the food. They like, it's good food, you like to eat. So it's wonderful. Anyway, I understand I will not speak so extremely complicated and beautiful. Like he says, it's amazing. I understand perfect. I would love to share this energy via my thoughts to you. But anyway, the most important things that Giorgio says that unfortunately, the people of Trieste, like most of the people in the world, they sleep. They was a lie about this. They have no idea. Many, they don't know this. This is a free territory. And the biggest country they can recognize this as a free territory, which they might have a huge interest in the area, are the biggest superpowers, which is China, Russia, and Great Britain. Yeah. And it's all related to the Silk Road. Yes, of course it is. On trading. Absolutely right. And that's what needs to be curtailed. But thank you for that. Manuel, let me ask you, please, for your closing comments. Translate. Bruno, translate that, please. Yeah, say, parla. Cosa posso dire nei commenti finali? Era questa la domanda. Io direi che tutto ciò che noi abbiamo commentato per la situazione del territorio libero di Trieste in maniera arrogante è dire nostro, perché io direi che Trieste, il Free Territory of Trieste, il territorio libero di Trieste, è l'ombelico del mondo. Direi un discorso che Trieste, se funzionasse, andrebbe tutto quanto bene, andrebbe tutto quanto il nostro pianeta Terra bene. Direi che i discorsi quali che noi abbiamo avuto questa sera, questo frangente, sarebbe magari utile trasmetterlo a persone che potrebbero capire e far funzionare il sistema del Free Territory of Trieste. Quindi mandare questi messaggi, queste testimonianze che noi abbiamo parlato alle persone giuste, preposte, per far sì che venga fatto il tutto. Questo è il mio pensiero. Ok. So Trieste it's a very important piece in the heart of the Europe. As a free port, and according to what he just says, it's very important to have some very knowledgeable people in the position to lead this structure and share the informations that we just create in this evening to the right people that can coordinate all these informations. Very good. Agreed, fully. Thanks very much. Vito, let me ask the same, please, brother. Yes. Okay. Niente, tanto volevo ringraziarvi, adesso io devo andare, vi devo ringraziare per l'ospitalità, è stato molto interessante il tutto, è stata una discussione molto costruttiva, intelligente. Quello che volevo solo dire è che la questione è molto, molto più complicata, nel senso che ci sono delle questioni diplomatiche dietro a tutto questo di non facile soluzione. Per questo io auspicavo la soluzione da parte di questi tre stati, perché se non si riuscisse a praticare questa cosa, quello che potrebbe scaturirne è un caso internazionale con importanti sviluppi negativo, perché sicuramente gli interessi in gioco per Trieste sono sempre stati importanti, per la sua posizione geografica, per gli interessi che coinvolge tutti questi stati, e l'abbiamo già visto negli anni 50, insomma. Però il mondo sta cambiando, è giusto che questo si faccia, però con intelligenza e con degli atti diplomatici importanti e anche in positivo. Ecco, questo volevo dire. Sarebbe intelligente di fare trasmissioni di questo tipo, approfondendo la questione, e per far capire alla gente che la questione del territorio libero è un'opportunità per l'umanità.
e non è, come dire, una cosa negativa, come la stanno vivendo i triestini in questo momento. La popolazione di Trieste la vede in negativo perché non conosce, perché io penso che Trieste è l'unico posto al mondo dove la storia viene insegnata da chi ha perso la guerra, non da chi l'ha vinta. E questo la dice lunga su tutto quello che sta accadendo qui da noi. Ecco. Purtroppo vi devo lasciare, che è un'altra conferenza, devo andare, ma Sasha, grazie per la tua interazione, per la tua conduzione, è stato molto molto intelligente, al di là di ogni aspettativa, insomma, devo dire la verità. Sono rimasto piacevolmente colpito. Ok? Un bacio a tutti. Thank you, Vito. Grazie, adesso devo lasciarvi. Ciao, Vito. Thank you, Vito. Ok? Vito, Vito is very grateful, Sasha, to you and to all the audience and the people here, his brothers from the place, from Trieste. He says that it's very complicated because the diplomacy, it's heavy in terms of negotiations. The port and the Trieste state, it was actually the fight for this territory. So all they have interest in this area, and it's a very delicate situation, and it's require a long, powerful negotiations with the people that have interest in a delicate way, in order to make people understand that we have to learn from the history of the Second World War and to create a harmony between nations, because all they are divided, and they was all putting their in a place of ignorance to don't know about this truth. Bravo. Very good. Absolutely correct. Christina, your closing comments, please. You talk about so everything that was important not to share, and exactly, okay, I think this broadcast, now we will go, you know, to translate, as to write all everything in Italian and Slovenian, and to share with the people live here on the territory, because like the other guests, they already explained, there is few people that really know about the true story, history of the place. And now is the right moment. It's the right moment, because really, very good. It's impossible, you know. So Bruno, help me, please. It's better to translate. No, I understand. Okay. I understand everything you said perfectly. Okay. Thank you. Thank you very much, Christina. Thank you very Sasha. Much. Okay. And Manuela, thank you very much, brother. Very good to meet you here today. Thank you, Giorgio and Maestro Imani, and to Michaela for helping organize. All right. God bless you all. Thank you so much. Grazie a te. Grazie. Thank you, Sasha. To you. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, Sasha. Thank you. Grazie, Sasha. Grazie ancora. Grazie.